La granita come si faceva oltre 100 anni fa. Presentato oggi a Sant'Angelo di Brolo, sindaco. Buonasera, bella Sicilia, Onda TV. Buonasera a voi e buonasera. Stiamo realizzando assieme al nostro maestro Salvatore Fasolo la rattata, la granita come si faceva oltre un secolo fa, con un metodo tutto chimico, ghiaccio misto a sale. È un processo di grattare e grattando arriviamo alla granita, che questa sera sarà fatta rigorosamente con i gelsi, come nella tradizione di alcuni secoli fa, quando a Sant'Angelo si coltivava il baco da seta. Ed aspettate alla fine del video l'assaggio di questo grande capolavoro. Spettacolare, questa si può fare anche nelle case. E quante donne, quanta gente 100 anni fa si ristorava dalla calura, dal caldo estivo, facendo la granita in questo modo. Ci parli un po' di come è stato preparato. Questo è semplicemente gelsi, acqua e zucchero. La granita è la cosa più semplice al mondo che ci sia, non ha prodotti chimici, non ha niente, sono solo tre ingredienti. Ora vi faccio... Acqua, frutta e zucchero. Acqua, frutta e zucchero. Di solito si facevano di più i succhi di agrumi, certo, arance, certo. Limoni, mandarino. Noi oggi cerchiamo di andare un po' a innovare anche con i gusti. Questa è arattata. Noi vediamo nei bordi che si comincia a cristallizzare. È tutto un procedimento chimico di caldo freddo. Per soppressione di calore. Esatto. Quindi arriviamo a una temperatura di meno 15 gradi Celsius. Ed immaginate, 100 anni fa ha preparato una granita così, con gli ingredienti genuini, e noi oggi la ripetiamo con la stessa genuinità. Oggi abbiamo un congelatore che avevano 120 anni fa. Senza luce, senza energia elettrica, senza nulla. Semplicemente le mani dell'uomo e l'ingegno dell'uomo. Esatto, l'ingegno, grande parola. L'ingegno. Si conservava la neve si conservava fino alle stagioni più calde. Ricordiamo le neviere di una volta. Sì, le neviere, perché le fosse sui monti, e qui ancora ne abbiamo una, in un sito straordinario dal punto di vista antropologico, Fossa della Neve. Siamo quasi a 1000 metri e nevicava sempre, e si ammassava questa neve fino a farla solidificare con delle lastre, e poi si proteggeva con delle felci, delle paglie, e poi si rimuovevano, ovviamente si tagliavano queste lastre di ghiaccio e si portava nella costa, e lì si lavorava, si faceva la granita arattata. Guardate in pochi minuti come siamo riusciti ad ottenere. E guardate, veramente in pochi minuti, guardate. Questa è la granita ai gelsi, arattata di gelsi. E tutto questo in diretta a Sant'Angelo di Brolo, aspettando un grande evento martedì 6 agosto. Quale? Agosto, Piazza Vittorio Emanuele, granite siciliane di tutti i gusti. Venite e non ve ne pentirete. Sarà una giornata straordinaria e non mancherà anche la musica folk in quel contesto. Certo, ci saranno i bezzi alla fine, dopo la premiazione, perché rigorosamente parteciperanno alcuni importanti gelatieri del comprensorio che si cimenteranno nei gusti, e poi una giuria di esperti sceglierà i tre prodotti, non dico quelli che avranno, riscuoteranno più il gradimento della giuria e del grande pubblico. E noi speriamo di avere tanta gente qui, tanti visitatori. L'anno scorso la prima edizione era la prima, ma è stata molto partecipata. Noi ci aspettiamo, grazie per sei golosissimo granita e gelsi, frutti di bosco, queste cose, questo frutto della nostra terra, soprattutto il gelso, e che ha una tradizione sicuramente nebroidea in assoluto, perché il gelso credo che sia stato portato dal Medio Oriente, e Baco da Seta, i bozzoli, la seta,
le filande, e quindi poi venivano, la seta veniva portata attraverso il porto di Messina sui mercati dell'Oriente, dove, in Oriente, dove veniva lavorata, e lì uscivano le grandi opere davvero dell'artigianato orientale. Io ricordo, per ora mi fai ricordare una cosa, che a scuola oggi non si fa più. Noi allevavamo il bago da seta noi bambini. Come no? Portavamo sti fogli di gelso per nutrire il bago da seta, e poi esatto, nei giorni... Esatto, e ma poi... oggi non si fa più, io a scuola lo ricordo che lo facevamo sta cosa. E l'auspicio è quello che le tradizioni continuano ad essere sempre più portate avanti, come ma avviene noi qui. Noi abbiamo questo obiettivo, quello di valorizzare sempre più il nostro territorio e le tradizioni del nostro territorio, che sono tante, straordinarie, ma questo è un metodo che è frutto dell'ingegno dell'uomo, è frutto perché 100 anni fa non esisteva l'energia elettrica, non esistevano i frigo, i congelatori, come si sarebbe potuti arrivare alla granita? Ecco, il metodo adattato. Ed è stato svelato a tutti gli amici di Bella Sicilia e Onda TV in questo video in diretta, aspettando l'appuntamento del 6 agosto, quindi l'invito finale che facciamo. 6 agosto, Piazza Vittorio Emanuele, ore 18, seconda edizione della Rattata. Complimenti, vi aspettiamo. Ciao. Ed un saluto da Sant'Angelo di Brolo.